Ciò che sta accadendo al comune di Taranto ha davvero dell'incredibile. Il sindaco Menucci, dopo aver cacciato 3-4 giorni fa Francesca Viggiano dalla giunta, dichiarando che appunto era venuto meno il rapporto fiduciario, ora cosa fa? Richiama la Viggiano in giunta, la Viggiano accetta. Eppure Menucci e la Viggiano se l'erano date di santa ragione, perché Menucci aveva evidenziato la mancanza, il venir meno del rapporto fiduciario, e la Viggiano aveva risposto per le rime parlando anche di regole democratiche non rispettate. Ma cosa importa? Alla Viggiano interessava riottenere la poltrona, al PD interessava riottenere un assessorato. Menucci si è reso conto che aveva fatto un gran casino e che stava succedendo, poteva succedere il finimondo, aveva forse esagerato, perché sbatte fuori la Viggiano e chiama la Lussoso. Menucci ritorna sui suoi passi, però alcune riflessioni sono d'obbligo. La dignità politica di Rinaldo Menucci e di Francesca Viggiano è pari a zero. Nulla di personale contro di loro, ma questo va evidenziato. Che Menucci avesse perso la dignità politica non c'erano e non ci sono dubbi, ma mi ha davvero deluso Francesca Viggiano. Cara Viggiano, tu dici di aver fatto, di fare battaglie per i tuoi ideali, e poi cosa fai? Tutte queste battaglie ora dove vanno a confluire? Vanno a confluire in un'accettazione, in un piegare la testa dinanzi al primo cittadino pur di ottenere la poltrona? Tu con questa scelta hai offeso, hai cancellato le tue battaglie, che pure io riconosco. Questa è la cosa grave. Cosa si fa o non si fa per una poltrona? Assurdo, assurdo, cara Francesca Viggiano. Ora dovrai spiegare come tornerai d'amore e d'accordo con Menucci. Dirai che è un grande sindaco e Menucci dirà che Francesca Viggiano è un grande assessore. E in tutta questa storia a rimetterci sarà qualche altro assessore che verrà defenestrato, quasi sicuramente, almeno stando al momento, quella che dovrebbe pagare il conto, dovrebbe pagare le follie politiche, i salti della quaglia di Menucci, dovrebbe essere Laura Di Santo, che è in quota al Partito Socialista. Quindi un casino creato da Menucci per togliere e mettere la Viggiano, a pagare è Laura Di Santo. Io dico che queste cose accadono nei paesi, non so, sudamericani, nei paesi dittatoriali, anche la figura stessa del PD, il PD che si è fatto calpestare da Menucci dopo che la Viggiano era stata fatta fuori, avrebbe dovuto il PD mantenere la barra dritta e dire: e così facciamo cadere tutto, andiamo a nuove elezioni, anche a costo appunto quindi far cadere questa amministrazione. Il PD avrebbe riacquistato una dignità che non ha più, una dignità politica che non ha più, perché il PD poi cosa ha fatto? Ora si è piegato a Menucci e accetterà, quindi ha proposto e otterrà il ritorno della Viggiano, perché si era contato al proprio interno, e quindi la linea dell'appoggio esterno non sarebbe stato sostenuto dai suoi stessi consiglieri, che magari se ne sarebbero andati con Italia Viva. Allora il PD ha detto: io intanto mi blindo, evito di spaccare il partito e mi blindo una poltrona da assessore. Ma posso capire, lo ripeto, gli interessi di Menucci politici, posso capire gli interessi del PD, ma secondo me quella che più subisce, paradossalmente, per sua mano in questo secondo caso, è Francesca Viggiano. Cara Francesca, te ne potevi uscire alla grande, con un sobbalzo di dignità politica, ora invece no. Ora sei schiaffeggiata per la seconda volta, nel momento in cui ti schiaffeggi da sola, nel momento in cui accetti di nuovo l'incarico, accetti l'assessorato, dopo che, consentimelo, Menucci ti ha trattato come uno straccio, e credo che non meritassi e non meriti un comportamento del genere, di subire un comportamento del genere. Ma ora, dicendo sì, piegando la testa, dimostri di essere come tutti gli altri, la maggior parte dei soggetti politici, cioè non credibile. La vostra dignità, sindaco Menucci,
e assessore Viggiano, la vostra dignità politica, lo avete dimostrato, è pari a zero. Meditate, cittadini di Taranto, meditate.